Ciao Matteino, come stai? Tutto bene. Signore e signori, l'uomo dell'orario ridotto. Ridotto. Ridotto, non sono mica un bresciano io. No, non è detto in bresciano, comunque è ridotto. È ridotto. L'unico così. Programma che va in onda alle ore 20. Esatto, dalle 20 alle 21. Andava, ormai siamo arrivati al termine, quindi dopo passiamo così a seppellire tutto. Dai! Anche Pino, che fine ha fatto? L'hai licenziato? Pino sì, era un interinale. L'hai licenziato, sei un bastardo. Gli ammortizzatori sociali non esistono, eh? No, tu ci fai a grostini, io che devo fare? Vabbè, ma lui è un tuo subappalto. Sì, vabbè, quindi gli davo l'olio per i chip e poi basta. Poi basta, poi non gli hai dato più neanche quello e si è demolito. Esatto. Matteo Bianchi, come sei arrivato a Radio Byte? Ma sono arrivato perché soprattutto sei arrivato a Radio Byte? Ma guarda, penso che mi abbia voluto proprio tu. Ma porca miseria, ero veramente ubriaco quel giorno, eh. Oh, mi era volato il letto. Ecco, Fabretti distrugge tutto in diretta intanto. Ma sì, è l'emozione, dai. Ragazzi, siete autorizzati a prendere tutto quello che volete, quello che vedete lì. Ma no, ma anche no. Sì, potete, ha detto di sì prima. Lasciate le offerte libere, almeno 500 euro per ogni singola cosa. E poi, basta un crostino. Dicevo che sono arrivato a Radio Byte, vabbè, tramite una conoscenza con te, poi avevi già sentito i programmi che andavano in onda su un'altra radio. E quindi... Quanto era bello, Colmi. Non c'erano le possibilità, non c'erano più i soldi per fare questo. Siamo arrivati con la Dance Style Parade, te la ricordi? Vero, bella, la bella posizione la numero Parade. E dopo si è evoluta in orario ridotto, che è quello poi che è diventata Consum Chart. Ah, è vero! La Consum Chart, la ragazzi! Ti puoi dimenticare la Consum Chart! Cavolo, Cribbio! Cribbio, ti prego, Di Silvio 1 ci ha rotto i coglioni, scusate. Basta, se lo dico. Allora! Vabbè, è l'ultima, tanto... Questo, signore e signori, è Matteo Bianchi. Buonasera. E poi dopo la Consum Chart orario ridotto. È tornato ridotto, che era insomma un tuo must del passato. Sì, insomma, sei andato sul sicuro in poche parole. Esatto, sul mio programma. Con il sondaggiotto. No, non l'hai più fatto. Il sondaggiotto. Hai detto una cagata. Fabretti ha detto una cagata. Una cagata pazzesca. Sì, alla grande. Raccontavo le notizie e presentavo anche i dischi novità. L'ha ascoltato il programma, il nostro capo. Faceva ascoltare Danny J con Luna Nera, non in poche parole. Non c'è cagate, scusa, rimetto la molletta, va? Dai, non c'è il condizionatore qui dentro, allora, su. Ci sono un po' di ascelle qua che puzzano, ragazzi. Radio Byte, allora, guarda che ti licenzio, Ma va... Posso dire una cosa? Fabri, va fatti. Ecco, da quanto tempo era che lo volevi dire? Ma guarda, da una tanto, vita, dai. Lo so. Si tolgono tutti i sassolini nelle scarpe. Pensate se le ascelle puzzano le scarpe come possono essere. Non è vero, i miei piedi sono sempre profumatissimi e con questo ci andiamo ad ascoltare la prossima canzone, ovvero Gimme Fantasy.